Ciao a tutti e benvenuti su ATLab. Anche oggi siamo in macchina, stiamo andando a Vicenza per visitare la fabbrica MAG3D System, poter vedere la loro azienda, ma soprattutto toccare con mano per la prima volta uno dei loro prototipi di una stampante 3D Delta, la iCreatum, di cui hanno appena lanciato un Kickstarter, di cui potete trovare il link in descrizione. Questa macchina offre un sacco di possibilità a noi maker perché ci offre moltissime lavorazioni possibili con diverse teste intercambiabili, tra cui ad esempio fresatura, incisione laser e soprattutto la stampa 3D, che è la cosa più importante. Soprattutto se oggi la giornata andrà come speriamo, dovremo riuscire questa sera a portarci a casa, nel nostro garage, uno dei prototipi per riuscire a fare dei test più approfonditi e farvi vedere nello specifico come funzionano tutte le varie teste che sono disponibili per questa macchina. Intanto vi lasciamo al video. Ciao! Ciao! Eccoci qui nell'azienda Zaccheo Belieni in compagnia di Malak, che è un appassionato e un esperto di stampe e macchine per stampaggio 3D. E qua a fianco abbiamo due suoi prototipi di cui ha lanciato un Kickstarter pochi giorni fa. Malak, ci racconti qualcosa di queste stampanti, di queste macchine? Allora, questo progetto è nato nel 2014. Ho cominciato a fare vari prototipi. Ho una storia abbastanza lunga con le stampanti 3D. Ho fatto tanti prototipi con meccanica cartesiana, ho scontrato tantissimi problemi meccanici e non c'era viabilità. Poi dopo ho trovato che la Delta Robot come meccanica è la migliore dal punto di vista di precisione, agilità e velocità. E poi dopo ho anche aggiunto il fatto dell'intercambiabilità delle testine, perché come potete vedere qua sta stampando in 3D, qua possiamo vedere la testina fresatrice e abbiamo anche la testina laser e plotter, e quindi abbiamo quattro macchine in una. Quindi come sei riuscito ad ottenere dei prezzi così bassi e qual è stata la necessità di lanciare un Kickstarter? Allora, io ho un'esperienza di lavoro, ho lavorato in Italcementi, che è una delle più grandi multinazionali di produzione di cemento, come addetto agli acquisti, quindi ho esperienza di poter prendere il miglior prezzo e la miglior qualità e il miglior tempo di consegna. E sono riuscito a fare e prendere dei preventivi e fare degli accordi chiedendo enormi quantità. Per poter avere dei prezzi bassissimi per la materia prima, per costruire la stampante a questo prezzo bassissimo, basandomi anche sui profilati di alluminio e eliminando anche le guide, ho fatto due versioni, come potete vedere qua, guide con le polegge e guide even, e quindi se preferisci un costo inferiore potresti scegliere le guide a polegge. Vuoi molta più precisione e professionalità, puoi rivolgerti alle guide Hewen. Quindi perché ti sei rivolto a Kickstarter per lanciare questi prototipi? Allora, mi sono rivolto a Kickstarter perché praticamente ho un ottimo prodotto, ma mi mancano le risorse per lanciarlo nel mercato. E Kickstarter è il miglior modo per poterlo lanciare sul mercato. Abbiamo questo prodotto, mi trovo qua nell'azienda Zaccheo Belieni, che praticamente ha sostenuto il progetto e sponsorizza il progetto, però abbiamo pochi investimenti per poter fare una massa produzione.
Abbiamo preparato questa campagna con le poche risorse che abbiamo. Abbiamo questi due prototipi, questo prototipo della Mag I Creatum Standard e qua la Mag I Creatum Pro, e speriamo di poter arrivare al nostro goal su Kickstarter per poter fare una massa produzione e consegnare il prodotto ai nostri clienti. Voglio ringraziare tantissimo Alessandro e Martino e Davide di AT Lab di averci visitato e sostenuto per far vedere una dimostrazione dal vivo delle stampanti in funzione, e vi chiedo di supportare questo progetto se vedete che è un progetto che merita. Infatti è un progetto italiano, secondo noi di AT Lab merita moltissimo. Vi lasciamo tutte le informazioni relative alla campagna Kickstarter qui in descrizione, le trovate anche sui nostri social come Facebook, Twitter, Instagram e il canale Telegram che abbiamo recentemente aperto. Ringrazio moltissimo il progettista Malak, la sua nuova startup Mag3D System, l'azienda Zuccheo Belieni che ci ha ospitato in questa giornata veramente molto interessante. Se avete visto che i prototipi meritano, mi raccomando, trovate tutte le informazioni riguardanti la campagna Kickstarter in descrizione, c'è un link da seguire, basta cliccarci su, è molto semplice. Questo link e tutte le altre informazioni le potete trovare anche sui nostri social come Facebook, Twitter, Instagram e il nuovo canale Telegram a cui vi invito ad iscrivervi. E ringrazio ancora moltissimo il progettista Malak perché probabilmente uno di questi due prototipi lo potremo portare nel nostro laboratorio e quindi fare delle prove approfondite appunto sul funzionamento di queste macchine. Naturalmente se avete dei dubbi potete tranquillamente commentare qui sotto al video e vi risponderemo e saremo lieti di darvi una mano. Iniziamo subito vedendo che cosa possono fare queste Mag I Creatum. La possibilità di sostituire le teste mobili permette veramente di realizzare quasi qualsiasi cosa. Prima tra tutte la funzione di stampaggio 3D di materiali plastici con un ampio volume di stampa, addirittura si arriva a stampare 27 cm x 30 x 40 in altezza, un volume veramente ampio. Sostituendo la testa inoltre è possibile eseguire lavorazioni ad esempio di fresatura su molti materiali e metalli leggeri come l'alluminio, oppure incidere ad esempio del rame per realizzare un circuito stampato. Sfruttando la testa laser è possibile andare a realizzare delle incisioni su materiali come plastica, legno e pelle in tutta sicurezza, dato che le potenze in gioco sono modeste. Sostituendo nuovamente la testa è possibile andare ad utilizzare la stampante Delta come un plotter con penne e pennarelli. Tutte queste tre funzioni che abbiamo elencato possono essere utilizzate ad esempio nella creazione di un circuito stampato PCB. Cosa che proveremo a fare noi stessi in uno dei prossimi video per verificare che questa stampante e queste macchine rispecchiano realmente le loro funzionalità. La macchina è inoltre dotata di un'altra funzione aggiuntiva che è l'auto bed leveling, molto utile e resa possibile grazie alla struttura delta di questa macchina. È stato inoltre predisposto un display con lettore SD per operare offline senza la necessità di collegare il PC portatile. Parlando di precisione, grazie ad una struttura delta, la Mag I Creatum riesce ad ottenere ottimi risultati. Entrambi i prototipi si muovono con risoluzione sul piano XY di appena un centesimo di millimetro. Quindi ad esempio nella stampa 3D si può tranquillamente lavorare con layer da 50 micron. È disponibile un enclosure in plastica o in metallo che consente di avere una macchina veramente molto professionale e con caratteristiche anche tecniche di robustezza molto elevate. Abbiamo avuto modo di osservare due versioni, la Mag I Creatum Standard 1830 con dimensioni dell'area di stampa di 180 x 300 mm e la Mag I Creatum Pro 2730, ovvero 270 x 300 mm di area di stampa. Di entrambe le versioni si può scegliere l'equipaggiamento con guide Heavin industriali che garantiscono la massima precisione, oppure una versione con guide di alluminio standard e sistema pulegge. Per quanto riguarda la stampa, si possono utilizzare materiali plastici come il PLA, l'ABS o il nylon, oppure materiali anche più moderni e di ultima generazione come il materiale conduttore. Questo in filamenti da 1,75 mm di diametro che vengono estrusi da un nozzle da 4 decimi di millimetro. La velocità di stampa è attorno ai 150 mm per secondo, che è decisamente molto elevata e permette di ridurre i tempi di stampa.
per stampare questi materiali è necessario che l'estrusore lavori a temperature superiori ai 200 gradi e che sia presente un piano riscaldato che riduca la contrazione termica dei primi strati. Questo progetto è stato sviluppato da Malak e dal suo team in collaborazione con l'azienda Zacche Obelini, un'azienda storica presente sul territorio vicentino da oltre un secolo che produce tessuti metallici, prodotti veramente molto di nicchia. Vedendo nel progetto di Meg 3D System un ottimo investimento e un'occasione interessante per ampliare i propri mercati, investendo in un progetto innovativo di una stampante 3D multifunzionale, ha aiutato così Malak con uno spazio dove poter portare avanti i propri progetti e soprattutto un piccolo investimento iniziale. Proprio per questo ora Malak, tramite una campagna Kickstarter, cerca dei finanziatori per poter ampliare il suo progetto e portarlo a una vera e propria produzione industriale. Noi di ATLab vi invitiamo nuovamente nei link in descrizione perché è veramente molto importante la campagna Kickstarter, anche solo per osservare il progetto e farvi incuriosire dalle potenzialità di queste macchine. Se poi sarete interessati, con $99 potrete portarvi a casa la stampante Mega Icreatum 1830 Standard, oppure con una spesa modesta ulteriore tutte le altre versioni. Ed eccoci, finalmente dopo una lunghissima giornata di lavoro e di registrazioni, stiamo finalmente tornando al nostro laboratorio a Trento. Abbiamo nel baule uno dei due prototipi che vi mostreremo nei prossimi video e sul quale ci lavoreremo e approfondiremo tutte le caratteristiche importanti e le possibili lavorazioni che si possono fare. La giornata è stata veramente interessante e siamo riusciti a testare alcune delle teste disponibili, ma soprattutto siamo riusciti a testare entrambi i modelli con le due aree di stampa diverse. E se siete interessati alla campagna trovate il link in descrizione, ma soprattutto lo ripeteremo sui social, eccetera. E per i nostri prossimi progetti ricordatevi di seguirci appunto sui social, tra cui c'è il nuovo account Instagram e il nuovo canale Telegram, oltre alla pagina Facebook classica dove già in tanti ci seguite. E intanto un saluto, al prossimo video. Ciao!